Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova recensione di composizionidigitali.net. Ci occupiamo oggi di Complete 8, o almeno iniziamo a occuparci perché è una serie di VST, una collezione di VST talmente enorme che ci richiederanno diversi videoblog per affrontarla nella sua completezza. Diamo un'occhiata alla confezione, innanzitutto, che aprendola ci dà già una panoramica generica di quello che andiamo ad utilizzare. È un insieme di VST che in gran parte è basata su Kontakt e per il resto dedicata utilizza diciamo separati virtual instrument indipendenti anche tra loro. Abbiamo una sezione che è dedicata a Reactor, Kontakt 5 ovviamente, che è una library veramente enorme di 43 giga di strumenti. Per quanto riguarda le percussioni e le batterie, abbiamo West Africa, Abbey Road Drums, Battery e Studio Drummer. Per quanto riguarda gli effetti da studio, ne abbiamo diversi. I più importanti sono Tractor, Reflector, che è un bellissimo reverbero a convoluzione, Transient Master e The Finger. Per quanto riguarda le chitarre e i bassi, abbiamo Guitar Rig 5 e poi l'emulazione del basso degli anni 70 che è Scarbi e anche Ramfire, l'amplificatore diciamo emulazione dell'amplificatore diciamo del chitarrista di Rammstein. Per quanto riguarda i synth, abbiamo Reactor, Retro Machine, Absynth e Massive. Abbiamo veramente una marea di suoni, abbiamo anche Reactor Prism e FM8. Parte molto interessante quella riguardante i piani, abbiamo ben tre gran piano, New York, Vienna e Berlino, e un piano cosiddetto a muro, upright piano. Per quanto riguarda le tastiere, abbiamo diverse emulazioni di piani elettrici, lo Scarbi Mark 1 e lo Scarbi A200, poi abbiamo un'emulazione della clavinet e un bellissimo VST dedicato a tutti i vintage, gli organi vintage, insomma, utilizzabili sia nel jazz, nel rock che in tutti i vari generi. Nella confezione, che veramente consta di all'incirca 110 giga in totale di campioni, abbiamo appunto il manuale d'uso. La library che ovviamente arriva in DVD. È una library veramente grande, anche solo per installarla richiede diverso tempo. E diciamo, l'interfaccia principale che utilizzeremo per queste recensioni è ovviamente quella di Kontakt 5. Alcuni di questi virtual instrument sono diciamo indipendenti, sono dei VST a parte che non vengono caricati direttamente in Kontakt. Procediamo con la recensione di quelli che sono gli strumenti a tastiera presenti su Complete. Ovviamente sono tutti strumenti che vengono aperti in Kontakt. L'interfaccia è unica per diciamo, gli strumenti acustici. Cambiano ovviamente le sonorità dei vari strumenti. Tutti i parametri che possiamo andare a cambiare nello strumento però sono gli stessi, chiaramente i risultati saranno ben diversi. Il primo che abbiamo preso in considerazione è il Berlin Concert Grand, che chiaramente ha, come dice il nome, un suono di ispirazione europea. La caratteristica è che ha un suono, diciamo, molto ricco, molto presente e ispirato ovviamente a un pianoforte come vediamo a coda. Il suono è diciamo quello che è diventato uno standard nelle produzioni mondiali. Andiamo a ascoltare il suono del primo preset che ci viene proposto, quello diciamo preimpostato, che è Berlin Concert Grande.
utilizziamo una tastiera non pesata, appositamente per farvi sentire che il realismo si può raggiungere anche non utilizzando una master keyboard che ha diciamo i tasti con il feeling tipici del pianoforte vero. I parametri che possiamo andare a impostare, questo sono validi per tutti i pianoforti che vedremo, sono nella schermata principale del Virtual Instrument. Chiaramente abbiamo le classiche impostazioni che sono in tutti gli strumenti di contact, che sono ovviamente il canale MIDI, l'intonazione, il pump pot e il volume. Questi sono presenti in tutti gli strumenti di contact. Abbiamo qui in questa prima parte il tipo di tonalità, che può essere pura, armonica, pitagorica, eccetera eccetera. Andiamo a sfruttare tutte quelle che sono le intonazioni, le accordature, ecco, storiche del pianoforte. Questo è molto interessante, che la curva di velocity, che può essere neutrale, come abbiamo fatto adesso, più 2, più 3, ascoltiamo sempre un più 3, che è molto più aggressivo ovviamente. Ovviamente la sonorità del piano cambia, e possiamo arrivare fino a meno 2 o meno 3, che è un tocco molto più intimo. Abbiamo la risonanza del sustain, risonanza delle varie corde quando si preme il pedale sustain, che può essere andare da 0 a fino a 100. Chiaramente il suono cambia. Il release può essere medio, soft, forte o disabilitarlo anche. Sentiamo qual è la differenza di suono. Poi ci sono i parametri che riguardano i rumori del pedale e dei tasti del pianoforte. Sì,
Sentite il suono del rilascio. Che posso andare a togliere. E poi abbiamo quelli che sono i suoni invece relativi proprio al pedale. Secondo suono si attiva ovviamente quando premi il pedale. Posso anche giocare con questi effetti per ottenere dei realismi particolari. Poi abbiamo, per quanto riguarda i dettagli di dinamica, possono essere neutrali, più 3 o meno 3. La caratteristica di questo piano è che è molto realistico, però non è molto pesante. Alcuni virtual instrument che sono esclusivamente dedicati al pianoforte sono sì effettivamente molto realistici, ma poi inseriti in un mix dove abbiamo tantissimi strumenti portano a far faticare parecchio sia la CPU che la RAM. In questa maniera, utilizzando invece degli strumenti che sono all'interno di Kontakt, soprattutto se utilizzate Kontakt anche per le altri suoni, ad esempio suoni orchestrali o simili, il mix, diciamo che ottenete è la cosa migliore senza andare a pesare sulla CPU. Poi abbiamo ovviamente il reverbero, la quantità di reverbero, e abbiamo diversi spazi nel quale inserire questo pianoforte, ad esempio una cattedrale. Una concert hall. Jazz club. Oppure abbiamo il riverbero tipico dello studio di registrazione. C'è poi un parametro riguardo al posizionamento del pianoforte, sia dal punto di vista della spazialità stereo. Che per quanto riguarda le distanze, questo è molto utile quando vogliamo inserire il pianoforte in un mix che sia credibile. I preset che siamo andati a manipolare adesso, a visionare, ovviamente se fatti interagire fra loro cambiano totalmente il suono del piano e i preset che abbiamo a disposizione sostanzialmente sono delle combinazioni dei vari parametri che siamo andati a utilizzare. Ad esempio abbiamo un
Berlin Bach, che era un suono un po' più duro e ha una cordatura che è diversa. Questo Berlin Bach, ad esempio, ha una cordatura diversa. Andiamo ad ascoltarne un altro. Berlin Festival. Ascoltare il Berlin Grand with Overton. Berlin Nausea. Un suono ovviamente stranissimo, in particolare, dovuta anche alla intonazione per un quarto di tono. Gli altri strumenti che abbiamo a disposizione hanno gli stessi parametri, cambia la sonorità di base. Quindi il New York Concert Grand ovviamente sarà più adatto per delle produzioni che vanno o sul pop o sul jazz. Abbiamo sempre questo preset che è New York Pop Me. Abbiamo un preset che si chiama New York Showcase. E anche qui andiamo a ritrovare quelli che sono tutti i parametri che abbiamo visionato sul pianoforte precedente. Quello che cambia è la sonorità di base, che può essere più classica, più pop, diciamo più o meno europea. Sempre questo è il Vienna Concert Grand, ha dei preset dedicati più alla musica classica, ma anche alcuni dedicati al pop. Vediamo questo che è Vienna Baroque. Chiaramente è incomplete. Avete tutti questi strumenti insieme. La Native Instrument dà la possibilità di, se uno non volesse acquistare il Complete, dove li avete veramente tutti, di sceglierne solo uno. Il costo è all'incirca di una sessantina, 70 euro, e potete scegliere quello che è più adeguato alla vostra, ai vostri gusti timbrici. Sono tutti ugualmente utili, efficaci, performanti, sono una questione di gusti e di timbri, dipende da quello che volete ottenere dalle vostre produzioni. Per i miei gusti il Vienna è il migliore, è un suono un po', diciamo, più caldo, più legnoso. Thank you.
particolare è questo strumento che è l'upright piano, che è un suono totalmente diverso dagli altri tre, perché ovviamente è un piano non a coda, ma è un piano a muro che ha un suono tutto particolare. È quello che forse personalmente uso di più nelle produzioni, perché è un suono per i suoi, diciamo, piccoli difetti che sono stati riprodotti, ha un suono forse più realistico inserito in un mix. Parametri anche qui sono gli stessi, cambia molto la sonorità generale a parità di parametri, insomma. Questo pianoforte concludiamo questa breve parte, diciamo, dedicata alle tastiere acustiche. Andiamo a vedere adesso quelli che sono invece i piani elettrici e gli organi.